Allora, proviamo ad apparire. Eccoci qua. Ok, salve a tutti, bentornati. Visto che va tanto per la maggiore questo giochino nuovo per il cellulare, questo Pokémon gioco di carte collezionabili Pocket, volevo provare a vedere insieme a voi come funzionano le lotte. Io non le ho ancora provate, allora tocca per iniziare. Vediamo un po'. Sono ancora all'inizio e per il momento faccio giocare molto di più i miei figli di non quanto giochi io. Vediamo un po'. Regali giornalieri disponibili. Cosa abbiamo di bello? Abbiamo il 7 maggio. Ok, grazie. E basta. Poi basta. Come missioni, cosa abbiamo fatto oggi di bello? Allora, abbiamo fatto l'accesso al gioco. Ok. Qui Cardex abbiamo registrato 90 carte, eccole qua. Ok, adesso ve le mostrerò meglio. Ok, chiudi. Non faccio pesca censi perché non mi va di far vedere con chi sono amico, anche perché non gli ho chiesto di poter apparire. Quindi andiamo a vedere l'elenco di carte. Allora, queste sono le carte che al momento possiedo. Non sono tantissime, ho cominciato a giocare da pochi giorni. Questa l'ha trovata uno dei miei figli. Poi abbiamo trovato. Oh, dov'è? Vediamo un po'. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Questa l'ho trovata io l'altra mattina. Eccola qua. Poi. Abbiamo trovato ancora qualcos'altro di bello. Eccole qua, le carte artwork. Abbiamo Rapidash. Ok. Poi abbiamo Squirtle. Questa è una delle prime che ho trovato io. E francamente, al primo pacchetto trovare il mio Pokémon preferito. Top. Questo è Cubone. Poi abbiamo Nidoking. E poi abbiamo Snorlax. Questa devo averla trovata ieri o l'altro ieri. E poi queste due carte promo della Pescacensi. Ok, allora, poi qui in basso c'è questo simbolino con due carte e dietro la classica icona del combattimento. Andiamo a cliccare. Lotta. Qui può lottare contro la CPU o contro giocatori provenienti da tutto il mondo. Ok. Innanzitutto diamo un'occhiata alla guida per vedere le regole della lotta. Io dubito che seguano le regole ufficiali del gioco di carte collezionabili, ma proviamo a vedere. Guida. Inizia a lottare. Ok. Prova a completare le parti dalla 0 alla 6. Quindi, una volta completata la guida, fai evolvere un po' e riceverai un mazzo. Completa il resto della guida per ottenere varie ricompense, quali clessidre buste o altro. Ok. Allora, dopo le nozioni avanzate, beh, in tutto sono 13, neanche male. Allora, inizia a lottare. Vediamo. Inizia a lottare. Ok. Le carte non sono solo da collezionare, possono essere usate anche nelle lotte. Sì, ma dai. Dai un'occhiata a Pikachu. Quindi clicchiamo Pikachu. Tieni premuto Pikachu. Ok. I punti S sono i punti salute, quando finiscono vai KO. Sì. Qui puoi vedere gli attacchi e puoi attaccare l'avversario e sfruttare vari effetti. Il Pokémon tuo e quello dell'avversario lottano cercando di mantarsi KO. Vabbè, fin qui è il gioco classico. Durante la lotta puoi usare le carte che hai ottenuto per affrontare un avversario. In questa guida lotterai usando le carte che sono state predisposte per l'occasione. Ok? Lo spazio vicino a te è il tuo campo di gioco, mentre l'altro è il campo di gioco dell'avversario. Ok. Questa è la posizione attiva, la zona in cui i tuoi Pokémon lottano usando gli attacchi. E ok. I Pokémon in posizione attiva sono chiamati Pokémon attivi. Ok. Questa è la panchina, i Pokémon messi qui possono sostituire quello attivo. Ecco. Quindi qui la panchina è da 3, mentre nel gioco classico è da 5, perché ovviamente col Pokémon attivo vai ad arrivare a 6, che è la squadra solita anche nei videogiochi. Le
I Pokémon che stanno in panchina sono chiamati Pokémon in panchina. Vabbè, molto semplice. Quello è il mazzo, le carte sono posizionate a faccia in giù, ogni turno ne peschi una. Questa è la tua mano. Puoi avere un massimo di 10 carte da usare durante la lotta. Ok. Dalla prossima parte della guida passeremo in rassegna i vari passaggi di una lotta. Ok. Prepara. Ok. Preparati per la lotta. Prima di iniziare una lotta, prepara i tuoi Pokémon. Per prima cosa, metti in posizione attiva uno dei Pokémon che hai in mano. Guarda bene le carte che hai in mano, tieni premuto. Puoi mettere in gioco qualsiasi Pokémon con scritto base. Metti un Pokémon base in posizione attiva. Ok, e io voglio uno Eevee. Vabbè, andiamo di Eevee. Una volta deciso il Pokémon attivo, puoi pensare alla panchina. Durante una lotta vera puoi scegliere di riempirla con dei Pokémon oppure di lasciarla libera. Per stavolta facciamo un po' di pratica mettendoci un Pokémon. Vale la stessa regola, puoi mettere solo dei Pokémon base. Ok, e noi mettiamo Pikachu. Una volta sistemati i Pokémon puoi procedere e toccare inizia lotta, che è qua. Via. Ora è tutto pronto per iniziare la lotta. Mi dispiace che il video sia in verticale e non in orizzontale. Però il gioco è per cellulare e si gioca solo così, quindi il video purtroppo verrà in verticale. Usa un attacco, vai! Eccolo qua. Allora, metti KO il Pokémon avversario per ottenere dei punti. Per vincere la lotta devi ottenere 3 punti prima dell'avversario. 3 punti credo che siano i vecchi premi e carte premio, sì. I punti ottenuti vengono indicati qua. Ok, usa l'attacco risucchiamento di Pikachu per mettere Eevee KO. Ok, quindi premo, rosicchiamento, Yam, perfetto, via. Ok, un punto. Ok, altre due clessidre, assegna un'energia. Un'energia, vediamo un po'. Come si metterà l'energia ai Pokémon? Allora, per usare gli attacchi i Pokémon hanno bisogno di energie. Questa è la zona energia. All'inizio del tuo turno viene generata un'energia nella zona... Ah, non sono più delle carte! Ah, ok, è cambiata la regola. Puoi anche vedere quale energia verrà generata nel prossimo turno. Ah, ok. Quindi, energia Pikachu, perfetto. Ora Pikachu ha un'energia lampo. Adesso può usare il suo attacco. E quindi quell'energia piccolina là in basso, questa dove sto battendo il dito adesso, è l'energia del prossimo turno. Ok, va bene. Pikachu, rosicchiamento e via. Ciao ciao Eevee. E Pinkle vince di nuovo. Yes. Gioca un po'. Gioca un Pokémon dalla mano. Gioca un Pokémon dalla mano. Allora, il turno inizia pescando una carta, come il gioco base. Un Pikachu. Fantasia. Prossima energia elettrica. Durante il tuo turno puoi giocare le carte che hai in mano. Certo, metto Pikachu. Gioca il Pikachu e mettilo in panchina. Ok. Via. Ah, in centro. Ok. Ah, che fastidio in centro, da sinistra si comincia. Se un giocatore rimane senza Pokémon in gioco, perde. Ok. Così, anche se il tuo Pokémon attivo viene messo KO, non c'è da preoccuparsi, perché c'è Pikachu in panchina. Allora, caro il mio Eevee, vai di azione. Pam! Ok. Tocca all'avversario. Ih, che bello, si colora il campo in base a chi tocca. Bella come idea. Braciere, ciao ciao Eevee. Ok, l'avversario si becca un punto, va bene. Eevee in posizione attiva è stato messo KO. Scegli il Pokémon in panchina da spostare in posizione attiva. Chissà chi sceglierò, vero? Ho dei dubbi. E allora, dai, bastava colpirlo. Tocca a me, Bulba. Tanto lo mettiamo in panchina.
No, voglio metterlo in panchina. Vai, via. Posso metterlo in panchina? No. Vabbè, Pikachu, fammi vincere. E così abbiamo risolto. Ok. Yes. Altre due clessidre. Metti fine al tuo turno. Vediamo qualcosa ci insegnano. Metti fine al tuo turno, ok. Assegna un'energia a Snorlax. Ok, via. Ne ha tre. Però osserva bene Snorlax. Sì, il suo attacco ne prevede 4 di energia. 4. Questo attacco richiede 4. Queste sono energie incolore e indicano che puoi usare energie di qualsiasi tipo. Ok. Se non puoi usare un attacco, tocca a fine turno. Fine turno. Tocca al mio avversario. 2. Tocca a me di nuovo. Frustata Bulbasaur. Durante il tuo turno viene già. Questo me l'avete già detto. Assegna la quarta a Snorlax. Ok. Posso mettere Bulbasaur in panchina? Mi dà fastidio tenerlo in mano. Vai. Rotolamento di Snorlax. Pam! Ciao! Ok. Ciao ciao Charizard. Ok. L'ultimo è fai evolvere un Pokémon. Ok. Fai evolvere un Pokémon durante la lotta. Guarda bene la carta che hai in mano. Charizard. Dice che evolve da Charmeleon. Se hai l'evoluzione corrispondente, puoi far evolvere il Pokémon indicato qua. Charmeleon è il Pokémon in posizione attiva. Fallo evolvere mettendogli sopra l'evoluzione che hai in mano. Una volta evoluti, i Pokémon hanno più PS e possono usare attacchi più potenti. Pur evolvendosi, mantengono però le energie assegnate e i danni già subiti. Puoi far evolvere tutti i Pokémon che vuoi in un turno, a parte il primo turno. Ok, queste sono le regole del gioco classico, quindi non ci si schioda. Un Pokémon non si può neanche evolvere nel turno in cui è stato messo in gioco, o se si è già evoluto nel turno in corso. Perfetto, sempre regole classiche. Allora, dobbiamo togliergli. Caspita, 200 togli. Vabbè. Ok. Oh, bene anche gli effetti. Pensavo fosse più statico come gioco. Pinkle, perfetto. Ultimo punto e abbiamo finito. Ok. Molto bene, con questo si concludono le regole di base della lotta. Se vuoi imparare le regole più avanzate, puoi completare anche le restanti parti della guida delle lotte. Adesso puoi finalmente lottare e mettere in atto ciò che hai imparato. Ok. Eccoti il tuo primo mazzo per provare a fare una lotta. Ti prego, un mazzo d'acqua, non voglio Charizard. Per mazzo si intende un set di 20 carte. I mazzi si usano per lottare. Solo 20? Il gioco classico ne prevede 60? Però forse il giochino qua era fatto un po' per essere più veloce. Tocca questo pulsante per vedere i tuoi mazzi o crearne di nuovi. Nella lotta con CPU avrai davanti mazzi di diverso tipo controllati dal computer. Ora prova ad affrontare una lotta con CPU. Allora. Lotta per gradi. Le lotte per gradi hanno diversi livelli di difficoltà. Inizia da principiante, che è il primo là in alto, se no si va. Ah, non si può vedere gli altri? Ok. Oh, perché ho il mazzo erba. Vincendo le lotte puoi ottenere ricompense come punti esperienza e oggetti. Per iniziare, lottiamo contro questo mazzo. Ah, contro! Ok. Contro il mazzo Eevee. Ok. Ma allora il mio mazzo cos'è? No, un mazzo fuoco, ancora peggio. È disponibile anche una funzione di lotta automatica. Ah, ma assolutamente no. Con questo pulsante puoi attivare e disattivare questa funzione. Prova a utilizzarla quando vuoi lottare in maniera più rilassata. No, 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 no. Gioco io. La lotta automatica può essere attivata e disattivata anche nel corso della lotta. Top. Per concludere, prova a lottare usando il mazzo che ti abbiamo regalato poco fa. Volevo il mazzo acqua. Mazzianolo? Mazzo Brock. No, vabbè, usiamo questo.
Via! Forza ragazzi, facciamoci la nostra prima partitella. Sono molto curioso di vedere come è stato strutturato il gioco qui. Erano anni che volevo un gioco di carte in cui si potesse anche combattere. Finalmente, metti un Pokémon base in posizione attiva. Chi ho? No, 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 no. Allora, a lui servono due carte energia, a lui solo una. E fra l'altro ha Rapidash. A cui anche lui basta una. E allora. Ponita in posizione attiva. E Jigglypuff in posizione di panchinaro. E iniziamo la lotta. Ok. Tocca a me. Perfetto. Farfetch. Farfetch va in panchina. Carta energia fuoco. Oh, il primo turno non c'è? Ok. Fine turno, tocca all'avversario. Maledetto! E lui ce l'ha la carta energia però. Ma guarda te! Growlithe, vai. Carta energia Ponita. Caro il mio Ponita. Anzi, caro il mio Rapidash. Bam! Ha ha! Criniera di fuoco. Boom. Oh yes, tocca al mio avversario. Aia. Ok, tocca a me. Pokéball. Cosa fa Pokéball? Prendi un Pokémon base a caso da. Ah! Nei vecchi set di carte bisogna lanciare la moneta per poter trovare un Pokémon. Qui invece è diventato trovane uno a caso. Poi. Sembra una fregata, insomma. Allora, intanto cominciamo a caricare Growlithe. Mentre il mio Rapidash mette KO quel bellissimo Jigglypuff. Ciao ciao! E un punto per Pinkwall. Ok. PG. Ok. 10. Vai. Ok, prossima energia la mettiamo sempre a Growlithe, 2, e andiamo di criniera di fuoco. Boom. Perfetto. Cosa fai? Hai un PG8? Ah, lui pesca una carta Pokémon base? Ma è la panchina piena, cosa. Vai. Raffica, ok. Tocca a me. Che bello! Che bella questa carta! Bellissimo! Vai, allora cominciamo a energizzare anche Farfetch'd. Caspita, è forte Farfetch'd. 40, con una sola carta energia. Benone, benone. Criniera di fuoco. Boom! E anche questo PG. Ciao ciao. Secondo punto per Pinkwall. E Pidgin, ah, non mandi Pokémon di erba, eh. C'hai paura che te li sbruciacchio tutti. Ok, Raffica. Ok. Tocca a me. Proviamo, proviamo, proviamo. Un altro e un altro Ponita. Vai. Io metto una carta energia anche a Jigglypuff. E il mio Rapidash va di criniera di fuoco. Ok, ci basta un colpo, a meno che lui non cambi Pokémon con la ritirata, ma no, niente, colpisce. Ok. Vabbè, non serve, ma se serve è a posto. Rapidash, criniera di fuoco. Puoi usare una carta aiuto. Criniera di fuoco. Ah, era un suggerimento così in automatico. Poi. Ok, Pinkwall vince contro la CPU. Battaglia abbastanza stupida, però efficace per imparare a giocare. Carta in evidenza, Rapidash. Primo turno, hai iniziato tu. Turni totali 13, i tuoi punti, l'avversario, i danni inflitti, cronologia lotta. È tutta la battaglia?
Bellissimo! Cioè uno si può anche studiare come ha fatto a perdere, come ha fatto a vincere. Bello! Mi piace. Ok, tocca per continuare. Carta in evidenza, il Jigglypuff suo, ok. Ho fatto queste cose, perfetto. Punti esperienza un pochini, prima ricompensa, ok. Questo cos'è? Se dicevo tenendo carte come permette di ottenere effetti. Ok, avanti. Nuova lotta sbloccata contro il mazzo Charmeleon. Ok. No, non mi va di lottare ancora perché abbiamo fatto 20 minuti di video, sono sufficienti. Però, prima di lasciarvi, vorrei sbustare. Vediamo. Intanto otteniamo le missioni. Missioni. Ok, ricevi, fatto. Ok, poi giorna, ah, ricevi. Ok, poi giornaliere, ricevi tutto. Ok, giornaliere, ricevi tutto. Ok, ho altro? No, però qua ho ancora un puntino rosso. Ah, posso ricevere questo e questo. Ok. Ok, chiudi. Posto. Allora, sbustiamo. Allora, io di solito sbusto i Pikachu. Sbustiamo Pikachu, apri la busta. Vai. Tanto ne ho 124, sì. Apriamo una bella bustina. Allora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lui. Questa. Zac. Voltorb. Carina. Psyduck. Vai. Dabul. Con 3 carte 80. Non male. Brock, ce l'ho già. Bello Jolteon, Missile Spillo. Lancia 4 volte una moneta, questo attacco infligge 40 ogni volta che esce testa. Molto bene. Bene, 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 bene. Ne ho due nuove. Vabbè. Neanche male. 154 carte. Ok. 151, erano i primi. Ok. Ok. Una, due e ok. Avanti. A posto. Andiamo indietro. Bene, allora io vi saluto. Intanto prendiamo le missioni. Io vi saluto. Spero vi sia interessato questo video in cui proviamo a fare una lotta contro la CPU. La prossima volta proviamo a vedere le regole, quelle un po' più avanzate, e magari ci facciamo un'altra lotta assieme. Con questo io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao!